Roberto? Che continua la raccolta firme contro l'ampliamento della discarica. Dai, dillo. Allora, buonasera. Continua la raccolta firme contro l'ampliamento della discarica lì al banchetto e vi aspettiamo tutti il 17-18 ottobre per Italia 5 Stelle, il grande evento. Arrivederci. Stasera cena. Ciao. Allora, Roberto ha detto la sua, vediamo un attimino. Guarda ragazzi, vi faccio vedere in diretta string uno dei grandi attivisti del Movimento 5 Stelle. Bellissima ciao, iniziativa. Ciao Alessandro, sei in diretta string, lo sai com'è, sei sempre qui. Birra alla tu, canapa. Che ora, ti sei guardato un po' tutto? Bellissimo, adesso no, ancora no, adesso ho visto l'olio di semi. L'olio di canapa, la birra com'è? Che noi già usiamo, però quello là è di una qualità, e la birra è buonissima. Guarda qua, bella torbida, fatta artigianalmente. Si vede? E si sente anche. È buona, buonissima. Esatto. E poi io sono un cultore della canapa, per me la canapa dovrebbe ritornare sul mercato. Fibra tessile è la migliore fibra tessile. Più bella di sta pianta qua non c'è niente. E poi si parla poco di terapia, dell'olio di canapa, quello terapeutico, e io personalmente per una vicenda sto facendo fatica a farmelo prescrivere. Sì, ce l'ha appena detto il dottor Nunzio Santa Lucia, che è una cosa abbastanza... E infatti voglio parlare con lui adesso. Bravo. Bene. A Bologna come va? Bologna c'è il sole, qua è coperto. Speriamo che ci sia sempre il sole. Ok, uomo. Grande Vince. Grande a te. Allora, vediamo ancora chi possiamo beccare prima di chiudere. Ecco chi è che becchiamo. Alessio. Alessio, vieni qua un secondo. Vieni qua un secondo. Allora, stasera cosa ci prepara? Alessio è il cuoco del Cibò, cioè il cuoco, è il proprietario del ristorante pizzeria Cibò di Imola. Stasera, lo sapete già, cos'è? Cosa combini abbiamo stasera? Stasera vi aiuto in questo evento e stasera abbiamo con antipasto una pizzetta fatta con un impasto di farina di canapa e mozzarella alla curcuma. Poi seguiamo con delle pennette di farina di canapa al pesto ligure e pinoli tostati e semi di canapa. Secondo facciamo una panzanella, così accontentiamo tutti anche i vegani e i vegetariani, facciamo una panzanella toscana con olio di canapa e una bufalina, perla di bufala, e seguirà una crostata di farina di canapa e zafferano con marmellata d'albicocca. Madonna, dai, proprio li riempi come dei capponi, mi ha fatto venire fame. Spero. Ciao Alessio. Va bene, stiamo per chiudere. Allora, prima di chiudere allora, Valerio, sto chiudendo lo streaming. Allora, l'associazione 26 marzo ha organizzato questo evento. Nella figura soprattutto di Umberto, che è stato proprio il deus ex machina della cosa. Vabbè, lui è una tarantola. Lui è poi tarantola. Noi abbiamo tutti collaborato, abbiamo dato una mano e daremo ancora una mano, perché stasera ci sarà la cena, per cui saremo tutti quanti presenti lì che lavoriamo. E io però mi hanno ridetto che mi rimetto a sedere perché si è liberato un posto, quindi sono seduto a mangiare. Sì, perché questa cena era ridotta, è ridotta per i numeri dei commensali. 55 persone. Sì, esatto, essendo la prima, vedremo che la prossima cena sia un po' più allargata. Sarà una cena di finanziamento. Allora, come ti è sembrato questo evento? Come... Allora, ripeto, poi qualcuno mi ha bacchettato. Io ti ho bacchettato. Secondo me i nostri concittadini non brillano mai per, diciamo così, curiosità, no? Vedo sempre molta gente che gira ai bordi, getta un occhio e poi dopo se ne va per la sua strada. Ora, io personalmente, che non avevo una grossa conoscenza dell'argomento, mi sono sorpreso della ricchezza di questo tema, no? Per cui informarsi secondo me è una cosa che non è doverosa, è piacevole, è una cosa che sicuramente arricchisce, no? E mi dà un po' fastidio, a dire la verità, che molta gente non abbia questo spirito il sabato pomeriggio, quando non hanno niente da fare, no? Per approfittare. Però c'è stata partecipazione, è venuta gente
tutte le età, non solamente i giovani, no, preoccupati del discorso della, ma come ha ricordato il medico tossicologo, questa cosa della marijuana è interessante, no? Sì, Nunzio, che gli si è messo il nome perché col nome in spagnolo la si rendeva più cattiva, una cosa negativa, no? Esatto. Quindi le parole come hanno una connotazione, un valore di... E tu qualcosa ne sai? Certo. Perché, essendo insegnante. Hemp, va bene, grazie invece. Valerio, niente. Due attivisti del Movimento 5 Stelle, vediamo ancora chi possiamo beccare. Ah, ho visto lì la materia. Vediamo un po', qui un attimo che mi lasci un attimo in l'aria. Allora, ciao, come stai? Bene, grazie. Allora, com'è, ti è piaciuta sta roba? È stata splendida, splendido evento, una bella idea, anzi spero che la prossima volta ci sia anche più gente di oggi. Speriamo. Perché la gente deve informarsi su queste cose. Certo. Mi è piaciuta molto la spiegazione che ha dato Vittorio Ferraresi della legge, spero veramente che la cosa vada avanti, perché è giusto comunque tornare a quelle che erano le nostre tradizioni prima che le lobby prendessero mano. Ma soprattutto liberarci di sta tegola del proibizionismo che... No, ma non è questione di tegola del proibizionismo, è questione che qui è sempre tutta apparenza e niente sostanza. Quindi è arrivata veramente l'ora di smettere di raccontare balle, perché balle sono, e iniziare veramente a fare le cose per bene. Le regole ci devono sempre essere, per carità, però devono essere regole giuste, equa, esatto, è sopportabile, voglio dire. Anche perché il dottore, il primo medico, Santa Lucia, l'ha detto, sì, tanto alla fine è libera. No. Te la vai a comprare dagli spacciatori, alla fine. Allora, no, invece, facciamo sì che sia una cosa che tutti possono accedervi, ma con coscienza. Guarda, io ringrazio Imola perché sono stati coraggiosi a fare un evento di questo tipo, perché purtroppo poi ti metti sotto le critiche, e li ringrazio veramente perché hanno avuto del coraggio e ci voleva veramente. Ti ringraziamo. Come vai in Consiglio Comunale? Sempre con la domanda di faccia. In Unione combatto, adesso ho anche lo stoccaggio di gas da combattere. Ah, pure. Infatti prima mi hanno chiesto qual è il tuo cavallo di battaglia, ho risposto più che altro delle battaglie più che dei cavalli. Però... Va bene, ciao Ilaria, alla prossima. Bene, andiamo avanti, vediamo che ancora abbiamo in giro. Va bene, andiamo. Betty. Sono quasi in chiusura. Com'è andato sto... Sapete chi è questo personaggio? Sì, sei in qua? Diretta. Ma... Sei in diretta streaming. Beppe ti vede. Ciao Beppe. No, ma è andato benissimo. Sono un mucchio di gente. Poi ho scoperto che con la canapa si fanno un sacco di cose. Mattoni. Sapete? Case di canapa. E te che te la... Sei girato male, dai una picconata al muro. E te invece te la fumi. E io ancora a fare l'utilizzo più stupido. E questo... Lo vede anche la Digos. Stiamo scherzando. Era qua prima. No, certo che stiamo scherzando. Sì, scherzando, si però fa, effettivamente si fa un sacco di roba. Noi tutti facciamo della canapa un utilizzo più stupido. Esatto. Non c'è un cavolo. Allora, cosa facciamo? 17-18, tutti a Imola. Tutti a Imola. Ho detto facciamo l'utilizzo più stupido. Conosciamo l'utilizzo più stupido, non facciamo. E quindi, dopo questa miriade di li invitiamo il 17-18, parliamo seriamente un secondo. Certamente. E questo è un tema molto serio e qui si rischia la pelle, perché certi contenuti alla fine non escono mai nei media, mai, se ne parla. I giornalisti qua non ne ho visti. Ce n'era un paio e vediamo domani cosa succede. Nonostante ci fosse un portavoce alla Camera, nonostante ci fosse un tossicologo importante. La Digos non manca mai, giornalisti. La Digos teneva che ci fosse un altro tipo di banchetto. Torniamo alle cose serie. 17-18 ottobre a Imola, partiamo sabato mattina fino a sabato sera, domenica più tardo pomeriggio, ospiti incredibili, ci sarà tutto il movimento al completo, Beppe Casaleggio, non potete assolutamente mancare perché è un momento di... Uno scoop, dai, fammi uno scoop. Vuoi uno scoop? Gugani me l'ha fatto, fammi uno anche te. No, Gugani te l'ha fatto. Sì, me l'ha fatto Gugani. Allora, come non leggete i giornali, perché abbiamo un patto di riservatezza
tutto e quindi non si può dire nulla. Dai, fammi lo scoop, dai, chi c'è di personaggio? Allora, lo scoop, ti faccio uno scoop importante. Dai, fammi lo scoop. Questo è importante, ci sarà il sole. Ah, abbiamo lo scoop, ci sarà il sole. E con toccatevi tutti, ci sarà il sole. Allora, sono le 5.10. Artisti musicali, sono artisti musicali. 19. Non lo sono vuol le dire. 5.10, le 17.10 del 19, che mese siamo? Settembre. Il 17 e 18 ottobre ci sarà il sole. Va bene, con queste belle parole, ragazzi, io direi che possiamo concludere qui da Imola con questa panoramica di questo primo evento. Volevo beccare, abbiamo Patrick, vieni qua, guarda, dai, che chiudiamo la diretta, dai. Cosa devi fare? Dai, dammi 30 secondi. No, subito, devo beccare. Dimmi. Patrick Cavina, consigliere comunale di Civitavecchia a Imola, nonché uno dei colpevoli di questo evento. Allora, com'è andato? È andato bene, io stamattina purtroppo non c'ero a causa lavoro, perché oltre a essere consigliere comunale ho anche lavoro mio personale, quindi sono qua ad oggi pomeriggio alle 3. Secondo me è andato bene, soprattutto abbiamo attirato la presenza di molti anziani, molti pensionati che sono venuti a vedere un po' il museo della canapa, quindi come si lavorava una volta. Sono anche gli amici della Lega. Abbiamo anche, sì, i colleghi della Lega attaccati, sì, non li avevo visti da noi, però siamo persone per bene, non abbiamo nessun problema di questo genere. Che dire, il primo evento finirà circa tra un'oretta, dopo andremo a mangiare, abbiamo fatto tutto esaurito anche come cena, quindi diciamo che come primo evento nazionale è andato bene. Speriamo il prossimo anno di ripeterci magari in un luogo un pelo più grande di questa piazza. Qui siamo in sei bancarelle, e più quello del Movimento 5 Stelle, quello della sessione 26 marzo. Che dire, è andata bene. Ma riusciamo in comune, possiamo fare qualcosa? Sulla canapa, una proposta. L'unica cosa che così mi viene da dire subito è che c'è una legge, c'è una proposta di legge nazionale che è stata portata avanti da circa 220 parlamentari di un po' tutti i gruppi politici, e se non ricordo male uno di questi 220 parlamentari dovrebbe essere anche un esponente del PD locale, quindi oggi sarebbe stato anche bello da parte nostra vederlo. Li abbiamo invitati? Invitati sul giornale ieri. 2-3 giorni fa c'era questo evento, quindi certo. Ovviamente lo sapevo, è andato anche su un settimanale. Comunque stamattina ho visto un assessore che passava, anche salutato. È passato? Ma anche salutato. Anche salutato, molto bene. Però mi sarebbe piaciuto vedere anche il parlamentare che sta discutendo questa proposta. Se è passato, io sinceramente non l'ho visto, gli altri non penso che l'abbiano visto. Te ricorda stamattina, quindi certo. Se non l'hai visto... No, non l'ho visto. Non l'hai visto. Ci dispiace, però magari il PD, non so, in qua in zona... ci dicono che stia facendo qualcosa sulla canapa. Ecco, così che vediamo un attimino di dare una mano anche agli agricoltori, perché sì, questo è... noi abbiamo invitato anche le associazioni di categoria, quindi abbiamo invitato la Confartigianato, la Confesercenti, la CNA, abbiamo invitato tutti quanti a venire a vedere che cos'è la canapa, quindi a divulgare questa proposta, esatto, di legge. Che è poi lo scopo di questo evento. Sì, quello di divulgare che c'è una proposta di legge, e soprattutto quella di produrre, anche perché fino a 50 anni fa circa, diciamo, che era una pianta che si coltivava nel nostro territorio, adesso purtroppo è caduta in disgrazia. È una cosa che mi hanno detto alcuni minuti fa, all'agraria, che io ho fatto molti anni fa, si coltivò la canapa, poi dopo è stata tolta perché, chi lo sa, questo non lo so, però mi hanno detto che fino a alcuni anni fa... Ma un pochino ce l'ha detto anche Nunzio Santa Lucia perché l'ha tolto. Perfetto, quindi ne sa più di me. Grazie. Okay. Grazie. Ciao. A Patrick, consigliere comunale di 5 Stelle Imola. Nunzio, ci lasci? Non rimani a cena con noi? Non rimani a cena con noi? Siamo in diretta streaming ancora, eh? Però... Dopo fai tardi. Poi arrivo tardi. Dopo fai tardi. Allora Nunzio, chiudiamo con te. Com'è andata questo evento per te? Cioè la canapa a 360 gradi, esatto. Poi la cosa sottendente è l'informazione che manca. Allora sta canapa non fa male? No, questa canapa fa bene. Fa tanto male, per come è trattata ora sta facendo tanto male, esatto. Perché è la proibizione il guaio maggiore della canapa. Proibizionismo. Gli alcolisti io li curo
per gli effetti dannosi dell'alcol, specie sia acuti che cronici. La canapa no, deve inseguire la gente tra processi, tribunali, carcere e compagnia per delle sostanze che possono fare male perché sono inquinate. E questo è il guaio. Mi hanno detto alcuni miei pazienti che hanno trovato della canapa clandestina isolata con il metadone per aumentare l'effetto, per creare dipendenza. Va bene Nunzio, hai qualche programma in futuro come medico, come attività politica? Niente attività politica. Ho fatto un po' di tutte le esperienze. Hai fatto già le tue esperienze. Come antiproibizionista, perché la proibizione è il guaio maggiore. Che sì, su tutte le sostanze proibite, non solo per la casa, ma perché vengono, dicevo prima, i ragazzi si ubriacano da adolescenti sabato sera, vanno in macchina e usano sostanze stupefacenti. Dire sì, tu e li lasciamo abbandonati al mercato nero, e questo è il guaio maggiore. Hai capito come fa? Svegliamoci ragazzi. Esatto. Ciao Lucio, arrivo subito. Un secondo solo. Sì, dopo andiamo a prendere un caffè. Volevo chiudere qua con lei, però non la vediamo più. Va bene Umberto, tu sei l'organizzatore, chiudiamo sto evento, finisco la diretta con te. Chiudiamo. Io veramente sono molto contento, vuoi chiudere, vuoi che ti dica una cosa? Dai. Sono molto contento, abbiamo visto la canapa veramente cosa può fare, questo è un motore per il futuro, veramente. La canapa non è altro che un vegetale, una pianta che nasce dalla terra, non è un prodotto in laboratorio, e con la canapa si fanno mille cose, in piazza Imola abbiamo visto che si può fare semi, olio, mattoni per le case, ci si può curare ed è chi più ne ha più ne mette. Quindi il prossimo anno vogliamo organizzarne un'altra e sarà molto più grande. Ok, ci sto. Ciao, grazie Umberto. Bene, con queste parole di Umberto chiudiamo questa diretta streaming e ci vediamo per quanto riguarda la canapa quest'altro anno, per quanto riguarda i nostri eventi il 17 e il 18 ottobre a Imola. Ciao a tutti.